test molto delicato in casa. Certo, ma lo è e lo sarà ovviamente anche per quanto riguarda il Catania, perché se Morace non è siciliano, Pulvirenti lo è, mentre nel resto dell'equipe, dello staff del Catania, non credo ci siano poi tanti siciliani o catanesi che possono comunque far capire evidentemente che qualcosa non va. Lo si è già capito, Umberto, così parliamo anche del Catania. A dirti la verità, quando il Catania non Certo. riuscì a fare risultato contro il Crotone, io dissi, ma non volevo che siano tempi non sospetti, dissi che questo campanellino d'allarme poteva già arrecare qualche piccolo problema al Catania, cosa che poi è avvenuta ovviamente. Noi che ne mastichiamo di calcio, evidentemente qualcosina lo abbiamo già intercettato in questo periodo, Umberto. Ma credo che al Catania sia ancora in atto una rivoluzione relativamente a quanto accaduto in questa stagione, figlia della scorsa stagione. Cioè, il Catania ha sbagliato sicuramente tante scelte. A livello societario si sono stati fatti dei passi indietro piuttosto che in avanti, ma in ogni caso la società ha posto dei rimedi, o comunque ha provato a porre dei rimedi. A gennaio è arrivato un direttore sportivo, Dell'Icarri, figura che prima non esisteva perché Bonanno insomma, non era più in prima linea da più di un anno. È stata letteralmente sconfessata la linea argentina, quindi sono stati mandati a casa, o comunque sono stati ceduti tutti i giocatori, buona parte artefici della retrocessione dell'anno scorso e del campionato disastroso del girone d'andata. E credo che anche l'esonero di Ventrone, avvenuto sabato sera dopo la partita col Frosinone, sia sinonimo di un passo indietro, di un riconoscimento di un riconoscere i propri errori. E quindi, insomma, veramente il Catania sta facendo di tutto per salvare la stagione, però sta anche ammettendo i propri chiari errori. E questo già a stagione in corso è importante. Possiamo vedere la classifica, mi rivolgo alla regia, così la commentiamo anche con Umberto Teghini. Classifica che vede, onestamente, il Catania ultimo in condominio con Varese e Crotone, ma fortunatamente, Umberto, gli altri non è che poi stiano spiccando il volo, anzi, ci mettono i mezzi anche per rallentare, per fortuna. Certo, è anche vero, sì, è un campionato di Serie B, lo dicevamo prima che cominciasse la stagione a settembre, ad agosto, è un campionato durissimo. Indubbiamente, al di là della partita da recuperare a Modena, il Catania è una situazione pesante. Adesso il Catania sa, conosce qual è il suo obiettivo, la salvezza, eliminare quanto prima questa posizione con i risultati, evidentemente più che con il gioco. Marcolin è consapevole, adesso c'è un nuovo preparatore atletico, si chiama Massimo Neri, anche lui ha un curriculum importante, è stato con Capello alla nazionale russa, è stato alla Roma, è passato anche dalla Juventus e da altri grandi club alla nazionale inglese, quindi è un uomo esperto, però è chiaro che poi sono i risultati quelli che contano. Non so a questo punto come potrà intervenire sulla preparazione fisica della squadra, però un dato è certo, al di là della classifica che è meglio non guardare in questo momento perché ti scoraggia, lo dico come tifoso catanese, nel senso se il tifoso catanese guarda la classifica, insomma, deve mettersi le mani in testa, però dico questo, che probabilmente a Torre del Grifo c'è aria nuova, cioè come se il Catania dopo la notizia dell'allontanamento di Ventrone avesse vinto con la Frosinone, perché oggi l'aria era più serena, c'era più entusiasmo anche nell'allenamento di rifinitura. È come se fosse cambiato all'improvviso tutto, invece non è cambiato nulla, è cambiato soltanto il preparatore atletico. Evidentemente aveva inciso e tanto. Anche Marcolini ha avuto problemi con Ventrone, così come li aveva avuti Sannino, così come li aveva avuti Pellegrino. Ma allora Quindi perché è non caduto cacciarlo l'ultimo prima? Dico, baluardo. perché non Questo è cacciarlo prima? stato un errore. È stato un errore. Quando tu fai delle scelte, sai, è difficile che torni indietro subito, no? Succede anche in altri settori della vita. Quando uno sbaglia se ne accorge magari dopo un certo periodo. Indubbiamente la società ha sbagliato e ha visto che la classifica che non sbaglia mai, il campo è l'unico giudice, doveva cambiare, qualcosa doveva cambiare. Hanno cambiato l'allenatore, gli allenatori, hanno cambiato tutta la squadra o quasi, hanno cambiato il direttore sportivo, è arrivato Dell'Icarri, adesso hanno cambiato anche il preparatore atletico. Insomma, si è cambiato tutto, è l'ultima possibilità per tirarsi fuori da questa situazione disastrosa che è venuta a crearsi in casa Catania. Ci sono stati degli errori, però non è il momento di fare adesso i processi in questo momento. Facciamoli a fine stagione, salviamo il titolo, salviamo la società da in questo momento una retrocessione, perché il Catania in questo momento sarebbe in Lega Pro, nemmeno allo spareggio andrebbe. Però, dopodiché, a mente fredda, a palle ferme, come si dice in gergo, cioè
si può guardare negli occhi e vedere dove si è sbagliato e operare. Perché io credo che tutti coloro che lavorano al Catania lavorino per il bene della società. Non c'è nessuno che cerca di fare il male della società e il proprio lavoro, anche perché il tuo lavoro poi si vede, viene in qualche modo remunerato economicamente e non soltanto. Quindi, sotto questo profilo, io non credo a qualcuno che faccia delle cose per farsi del male. Su questo, soprattutto nel calcio, non ci credo assolutamente, perché a Catania girano delle leggende metropolitane a proposito della retrocessione, tutto pilotato, tutto organizzato, sono soltanto delle fesserie. Credo che si sia sbagliata una stagione. Per 8 anni questa squadra ha regalato grandi soddisfazioni alla città. Non considero l'ottavo anno quello della retrocessione, quello della promozione, quindi dico 8 anni, sono 8 anni, un bel ciclo, si è chiuso sicuramente. La città ha avuto tanto dal Catania e dalla dirigenza, adesso la città deve avere pazienza e deve dare qualcosa in termini di pazienza alla società, alla squadra e al presidente Pulvirenti. Queste tue parole sono sagge, e io condivido, in tutto il suo percorso il tuo discorso che hai fatto proprio per salvare il salvabile di questo Catania come di qualsiasi altra società. Ovviamente io adesso, io, ma anche tu ovviamente, ci rivolgiamo ai tifosi del Catania perché non dimentichiamo che il Catania Calcio è sempre non solo un patrimonio per la città di Catania, ma io volevo anche aggiungere che il Catania Calcio è un patrimonio di questa disciplina per la provincia di Catania, per il sud-est della Sicilia. Quanti ragusani, quanti della provincia Iblea, ma anche di Siracusa, viaggiano per andare a vedere le partite del Catania, ma anche della provincia, non lo so, di Enna, la più vicina ovviamente che confina con Catania. Quindi è un patrimonio calcistico non indifferente. Quindi adesso io direi proprio rivolgendomi ai tifosi di stringersi attorno a questi beniamini e questa squadra proprio per risollevarla da queste posizioni di classifica perché altrimenti non si va assolutamente da nessuna parte. Un'ultima considerazione per chiudere il discorso legato alla società. Come dire, Pulvirenti adesso è in una posizione certamente molto molto delicata. Una retrocessione potrebbe significare distruggere quello che è stato fatto in tanti anni, però potrebbe anche non significare questo. Umberto. Guarda, io dico che magari andrò controcorrente, però onestamente il presidente Pulvirenti è il primo che sta soffrendo questa situazione. È il E ci primo, credo. colui che ci mette tanto dentro questo progetto Catania. Attenzione, non è perché Pulvirenti non rilascia interviste o perché non va alle conferenze stampa, se ne stia fregando del Catania e del suo progetto. Attenzione. Evitiamo di dire fesserie in giro, mi riferisco soprattutto alle leggende metropolitane attorno al Catania, attorno alla posizione di Cosentino, di Pulvirenti. Non è vero che il Catania non è più di Pulvirenti o che Pulvirenti non gliene freghi nulla. Assolutamente, Pulvirenti sta lavorando assolutamente per cercare di salvare la stagione. Una stagione può andare male, quella dell'anno scorso, quest'altra è cominciata male, sotto non certamente i migliori auspici, però può capitare nel calcio, come capita anche alle grandi società. Vogliamo dare uno sguardo al Milan e all'Inter? Così, tanto per tirar fuori due società blasonate a livello internazionale, cosa dovrebbero dire i tifosi? Non è che chi dirige Milan e Inter lo ha fatto apposta, si può anche sbagliare una stagione, due stagioni, la sbaglia il Milan, la sbaglia l'Inter, la può sbagliare anche il Catania. Quindi ci può stare che il Catania dopo 8 anni retroceda in Serie B. È vero che sicuramente le scelte di Cosentino in estate sono state sbagliate, così come ha detto il campo. È anche vero che quando fai qualcosa ci credi in quel momento. Tante società sbagliano. Poi, tra l'altro, rimane anche l'amarezza, scusami se vado oltre la Sì, tua vai. domanda, ma comunque credo di aver già risposto. Rimane la rabbia in questo momento di vedere il Catania terzo, ultimo in Serie B, eccetera, eccetera, e il Parma fallito in Serie A. Cioè, il Fatto Quotidiano la settimana scorsa ha confermato che nell'aprile 2014 il Parma non avrebbe potuto iscriversi al campionato di Serie A, quindi aprile 2014 con il campionato di Serie A ancora in corso. Cosa significa? Che il Parma non doveva essere iscritto, è stato invece iscritto nonostante Abete, prima che arrivasse Tavecchio, conoscesse la situazione e la relazione della Covisoc, con la commissione di vigilanza sui bilanci delle società professionistiche. È stato fatto un torto al Catania incredibile, perché il Catania doveva essere salvato senza la retrocessione, perché arrivò terzo,
terzultimo, 32 punti contro i 34 del Sassuolo, e il Catania avrebbe mantenuto la Serie A. Questo è un altro torto incredibile che ha subito il Catania, che il Catania con grande stile ha subito e non ha detto nulla. Come dice da nostre parti, ha fatto buon viso e cattivo gioco, nel senso che ormai è passato, ma la vergogna del calcio italiano sta nel fatto che il Parma ha fallito e ancora là in Serie A, con il campionato di Serie A che sarà falsato comunque al di là dei problemi che ha avuto il Catania. Quindi il Parma non andava iscritto, così come ha fatto, e chiudo, l'Europa League, che non lo ha inserito, perché il Parma l'anno scorso con 58 punti arrivò sesto, certo. Quindi ha avuto la partecipazione all'Europa League, gli è stata negata per problemi economici, perché Ghirardi aveva 80 milioni fuori dai bilanci in rosso, quindi in Europa non l'hanno fatto entrare, in Italia sì, perché è stato coperto e lo sapevano. Avrebbero dovuto salvare la terzultima squadra, che aveva avuto e ha attualmente, non lo dimentichiamo, in un momento di grande crisi, i conti a posto. Il Catania ha i conti a posto, il Catania non è stato mai penalizzato di un punto per mancati versamenti IRPEF, il Catania non è stato mai penalizzato per non aver pagato gli stipendi. Di che cosa stiamo parlando se andiamo a Parma, che sappiamo che hanno pignorato e venduto le panchine, i pulmini, le auto e persino le divise? Certo. Allora, dobbiamo chiudere anche questo appuntamento con Sporttime. Io ringrazio Umberto Teghini, collega giornalista di Antenna Sicilia e Telecolor. Grazie, buon pomeriggio, buona serata, Umberto. Grazie a voi.